Bentornati ragazzi in un nuovo episodio di Quick Tips. Oggi parleremo del team composition, detto team comp. Vi spiegherò quali team comp sono più efficaci in low elo o in generale e quanto è importante o meno costruire una buona team comp. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link a Facebook, Instagram, Twitch e altro. Passate per non perdervi aggiornamenti o giveaway. Detto questo, iniziamo. Voglio subito specificare che quello che vi sto per spiegare non è mirato al gioco competitivo per le squadre, ma alla solo Q. Per quanto il gioco rimanga un 5 contro 5, c'è una pesantissima differenza che cambia quello che è possibile consigliare. Per questo video mi voglio concentrare solo su due composizioni. La nuke comp è la classic comp, nomi palesemente inventati per sembrare più professionale. La nuke comp è una comp basata su abilità ad area, sia di danno che di controllo, in modo da cancellare tutto il team nemico con una sola gigantesca combo, tipo una bomba atomica appunto. È la comp più efficace in tutti gli elo sotto il platino, soprattutto in ferro, bronzo e argento. In questa comp vi servono un top laner tank, preferibilmente con controlli pesanti o alti danni, ad esempio il Llu o Malphite. Un jungler, sempre tank, con controlli pesanti, tipo Amumu, Sejuani o Zac. Un mid laner mago con altissimi danni, come Orianna, Annie o Brand. Un ADC che sfrutta Runan, tipo Jinx o Twitch, o con danni ad area in generale. Un support difensivo per far scalare il carry, tipo Gianna, o uno con CC ad area, tipo Braum. Piccolo problema attuale di questa Team Comp. I Jungler Tank sono poco usati, come i Tank Top e i Support Difensivi. Ma come ho spiegato nel Quick Tips sul Meta, questo non è un vero problema. La Classic Comp, invece, è la classica comp completa in tutto e per tutto e bilanciata. Servono un Tank, un Engager, un Carry da Fight, uno Snowballer, un Assassin. E un peeler. Ogni giocatore può ricoprire più di uno di questi ruoli, ovviamente. Il tank prenderà i danni, l'engager ingaggerà il team nemico, dando inizio al fight. Molte volte corrisponde al tank. Il o i carry da fight metteranno il danno per uccidere i nemici, di solito è almeno la di carry. Lo snowballer cercherà di vincere la parte iniziale della partita e aiutare i carry a scalare. L'assassin punterà a neutralizzare i carry nemici. Di solito è lo stesso Snowballer. Il Piller cercherà di bloccare i possibili assassin nemici salvando i carry. Non vi specifico cosa giocare perché ci sono tantissime combinazioni possibili, come potete ben capire. Ora vorrei passare invece alla parte utile del video. Sì, ho appena detto che metà del mio video è inutile. Da UFO. È importante costruire una buona comp. Sni, mi spiego meglio, da una parte è importante, perché le combo e un team bilanciato risulterà migliore in generale nei fight, quindi faciliterà la vostra vittoria. Dall'altra parte invece non influenza molto il gioco, perché viene sfruttata poco nelle leghe più basse, oltre al fatto che alcuni giocatori potrebbero essere forzati a giocare campioni che non sanno giocare, solo per finire la comp, giocando quindi peggio del solito e aumentando così le possibilità di sconfitta invece che di vittoria. Insomma è lo stesso concetto che ho trattato nel video sul meta. E il succo è semplice, una buona comp è sicuramente più forte di una comp fatta a caso Ma una comp fatta a caso, giocando i campioni che sapete giocare Contro una comp buona ma con campioni forzati che non sapete sfruttare Vince a priori Oltretutto andare in solo queue e modificare il proprio pick o quello di qualcun altro Ai fini di una comp può creare disaccordo, insicurezza, dissidio e tante altre cose Cazzo sembra gli effetti collaterali di una medicina tipo Vabbè, prima di chiudere il video, vi ricordo di andare a recuperare tutti gli altri quick tips, specialmente quello sul Meta che è collegato molto a questo. Trovate il link alla playlist in descrizione. E con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete il video con gli amici, iscrivetevi e passate dai social in descrizione. Da OKamiAlf è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli!